è stato lanciato in questi giorni un grido bipartisan, no? Allarme, allarme, si usano i decreti, si scavalca il Parlamento. Mi rivolgo a voi da questa parte, ma insomma è stato lanciato anche da membri autorevoli della maggioranza. Onorevole Casini, che sta succedendo? Ma bisogna anzitutto essere onesti, dire che questo è un fenomeno che viene da lontano. L'idea che i decreti siano la forma più tempestiva per rispondere a questioni di emergenza su cui il Parlamento avrebbe dei tempi assai lunghi, il che è vero fino a un certo punto, a parte che con regolamento della Camera, con un uso intelligente dei disegni di legge, essi sono contingentati, cosa che non capita per i decreti. Ma al di là di questo, il combinato disposto dell'uso dei decreti, della apposizione della fiducia, dei maxiemendamenti, del disegno di delega, cioè che rimanda a un provvedimento successivo del governo, la definizione delle linee specifiche dello stesso provvedimento, tutto questo combinato assieme rischia di espropriare il Parlamento. E per me espropriare il Parlamento non è espropriare l'opposizione. Guai a pensarla in questo modo. Se lasciamo solo l'opposizione a difendere il diritto del Parlamento, credo che commettiamo un errore capitale. Il Parlamento è composto da maggioranza e da opposizione. I diritti dei parlamentari vanno salvaguardati indipendentemente dal posto in cui siedono, perché in realtà noi siamo in una Repubblica parlamentare, poi quando vogliamo cambiare questa Repubblica possiamo farlo con le regole che ci sono, ma finché siamo in una Repubblica parlamentare il Parlamento va difeso per quello che riesce a esprimere, maggioranza e opposizione. Ecco, complete. Onorevole Casini, è stata una sua battaglia quella dei pianisti, cioè quando ma lei era Presidente della Camera. Io quando ero Presidente della Camera ne ho espulse qualcuno, cosa che non era mai avvenuta nella storia del Parlamento. Devo dire però, a onor del vero, che il fenomeno è deprecabile. Molte volte le persone sono presenti nell'emiciclo e magari si spostano per andare al banco del governo, chiedono al collega, cosa che io ho sempre biasimato e biasimo a maggior ragione questa sera. Però voglio dire, non è che uno è in vacanza mentre un altro vota. E poi vorrei dire una cosa, ad integrazione del discorso di Fassino. Stiamo attenti, Rotondi che viene beccato fuori dal Parlamento giustamente dice ma io faccio il ministro. Però non citiamo proprio il caso del ministro Rotondi, no, che perché, simpaticamente ha detto figuratevi, no, perché, secondo me neanche dovrebbero fare. Perché ha risposto giustamente, ha risposto bene. Posso? E come lui vale per gli altri membri del governo, per i sottosegretari. Noi abbiamo decine di incontri durante le giornate, ad esempio con le categorie e il problema in questi giorni dell'università. Benissimo, io oggi ho incontrato il presidente della conferenza nazionale dei rettori. Non è che è una cosa che uno fa per sport, fa perché poi va a discutere dei problemi dell'università. Per cui, piano, dopodiché vostra... dal Messico portai io le cose delle impronte digitali. Tornando al Messico e portai posso confermarlo. Paese avanzato anche posso... il Messico da questo punto di vista, più di noi, dire, indubbiamente. Devo dire la verità, è un fenomeno molto negativo questo, è giusto stroncarlo, Fini fa una cosa giusta. Oggi col Capo dello Stato c'è stata una cerimonia con Donna Vittoria Leone nel centenario della nascita di Leone e hanno fatto vedere al Senato un filmato, 1955 maggio, io non ero ancora nato, in cui Leone si insediava alla presidenza della Camera. La denuncia sui problemi del Parlamento era attuale, per dire che purtroppo, o comunque se può confortarci, non è che la cosa sono peggiorati, i problemi c'erano. Non ci conforta, onorevole Casini, da sta notizia. Dato che il 55 è stato il periodo della ricostruzione economica del nostro paese, De Gasperiano, forse dovrebbe anche un po' confortarci. Abbiamo visto dei numeri e li stiamo vedendo anche qui, insomma, della spesa accertata e del contributo ricevuto dai partiti. Questi sono dati della Corte dei Conti. Allora, vedendo queste cifre, che commenta? Cioè, c'è il doppio rimborso per il 2008, 2009 e 2010 per tutti i partiti che partecipano alla legislatura. Vedendo queste cifre, cosa penso? Che la legge sul rimborso delle spese elettorali serve al mantenimento dei partiti. Però io voglio seguire exit e vado fino in fondo, poiché queste, secondo il filone della trasmissione, non secondo il mio pensiero, sono spese inutili, sapete cosa dobbiamo fare? Abolirle. Dopodiché la politica in Italia, forse Berlusconi sarà in condizione di farla da solo grazie al fatto che ha grandi capitali, tutti gli altri,
non la potranno fare se non hanno dei finanziatori che in qualche modo vengono in prima persona a entrare nella politica. Io francamente credo che il cittadino, oltre che somministrargli questi numeri, bisogna dire con chiarezza una cosa. In politica ci sono dei ladri, come ci sono tra i professori, tra gli impiegati, tra gli operai, tutti. In politica c'è gente che non crede ai propri valori e magari si mette a fare il sermone, come abbiamo appena sentito, e nel giro di 7 anni cambia 7 partiti, perché poi vorrei che anche chi parla fosse un pochino considerato per quello che è. Dopodiché, tutte queste categorie ci sono, perché il politico non è un santo, è lo specchio di un paese. Ci sono io mi ritengo un politico per bene, non un santo, ho anch'io i miei peccati, ma ritengo di fare politica perché credo a ideali e a valori. E da quando ho incominciato da studente a far politica, oggi pomeriggio sono andato alla Sapienza a incontrare studenti che come me, oggi con altre, diciamo, altre modalità, ma comunque fanno una battaglia politica, perché anche quella è politica. Allora, vogliamo togliere questo finanziamento? Togliamolo, però allora dobbiamo dire con chiarezza. La politica la farà chi riesce ad avere i soldi per sostenere, primo. Poi togliamo anche, ed è il discorso che faceva Caporale, a mio parere l'abbiamo lasciato cadere in modo sbagliato, perché Caporale ha fatto una giusta valutazione, ha posto un problema reale. Poi magari la legge elettorale, dato che io avevo fatto l'emendamento sulle preferenze, l'avevo votato, va bene così, leviamo anche le preferenze a livello europeo, così chi ha i soldi non solo avrà i partiti e prenderà i voti, ma potrà anche decidere dal primo all'ultimo parlamentare, senza l'impiccio del cittadino che sceglie il parlamentare, perché abolendo le preferenze chi è in queste condizioni sceglierà anche, per cui finiremo per creare al posto della politica che c'è oggi, con tutti i difetti, gli errori, i malcostumi, una politica fatta da chi ha mezzi che eleggerà dal primo all'ultimo parlamentare. Questo è un fatto positivo o negativo? Io, con tutti i problemi che ci sono, mi tengo questa democrazia che va riformata, ma non concorro alla demolizione di questa democrazia, perché alla fine di questa demolizione che cosa c'è? Un tema fondamentale oggi di credibilità è la democrazia nei partiti. Oh, forse, questo le stavo chiedendo. Forse, c'è una democrazia, onorevole Casini, onorevole Fassino? Francamente, quando io leggo negli atti notarili le spartizioni di posti nei partiti, un pochino mi preoccupo, perché vedo tutti i partiti e tutti hanno dei limiti, però mi ricordo che Sturzo pensava a un disegno di legge che disciplinasse i partiti. Vede, secondo me, scusi, non, io non voglio insegnarle a fare il suo lavoro perché lo fa molto bene, no, e non lo saprei fare così, però un tema vero, se non volessimo fare demagogia, è questo. In Germania, ad esempio, il governo finanzia le fondazioni socialdemocratiche e la fondazione Adenauer della CDU dandogli una quantità di soldi enorme, ma lì c'è una legge che disciplina i partiti politici, perché nel, momento in, cui tu dai, nel momento in cui tu dai i soldi ai partiti, i partiti devono essere delle case di vetro, perché se no i soldi vengono amministrati in modo arbitrario. Tutti i candidati alla presidenza del Consiglio, compreso il sottoscritto, siamo andati alla televisione spiegando che avremmo abolito le province, oggi non se ne parla più. Cioè, io forse questa è una cosa realistica. Possiamo finire con due cose. La prima, che nel sistema presidenziale all'eccesso, gli Stati Uniti d'America, abbiamo appena assistito alle elezioni americane, il presidente Bush ha contrattato, ricercando fino all'ultimo parlamentare, il consenso per i provvedimenti di Paulson sulla crisi economica. Cioè il Parlamento è decisivo, essenziale, vitale, non è un impiccio, è vitale sia per la maggioranza che per l'opposizione, per cui non debilitiamolo, non pensiamo che sia una cosa da archiviare. Nella grande democrazia americana è il perno centrale. E il secondo punto vorrei ricordare, a proposito di quanto diceva giustamente Luppi, a tutti i giovani che pensano che la politica sia una cosa sporca, quello che diceva Don Milani, che ai giovani che gli dicevano noi non facciamo politica perché la politica è una sporcizia, perché sono tutti sporchi quelli che fanno politica, ricordava, diceva così: a che vi serve avere le mani pulite se le tenete in tasca?